Alla fine il Castiglione riesce a salvarsi, ma quanta fatica contro l'Orceana. Dopo la vittoria dell'andata per 1-0 ad Orzinuovi, i mastini avevano 2,5 risultati su 3 per rimanere in eccellenza. I rossoblù ce l'hanno fatta, ma perdendo in casa di misura e mettendo a dura prova le coronarie dei quasi 500 tifosi accorsi a Lusetti per la gara più importante dell'anno. La squadra dell'ex Ciulli parte subito aggressiva per rimediare il passivo, ma sono i padroni di casa ad andare in vantaggio per primi. Al 28esimo Lauricella elude abilmente le marcature di Damiano Festa e Nervi e crossa in mezzo per Mangili, che si gira e la mette dove Mazzetti non può arrivare. A questo punto sembra fatta, ma non è così. Da qui in avanti il Castiglione si mette ad aspettare i bresciani e incassa quasi subito il pareggio al 37esimo. Cross di Zendrini per Famada, che in rovesciata beffa Fantoni, Guagnetti e Bertolani. Gli aluisiani provano a rispondere subito sfruttando i piazzati. Punizione di Lauricella, ma lo stacco di Guagnetti termina fuori. Si fa vedere poi l'Orceana con un cross di Duda, che non trova di un soffio la deviazione di Famada. Nella ripresa il Castiglione prova subito a chiuderla, ma prima la conclusione di Lauricella finisce altissima, poi lo stacco di Negrello non trova lo specchio. I mastini tornano ad abbassarsi e su una topica di Guagnetti, sfruttata da Famada, vanno addirittura in svantaggio al 58esimo minuto. Manca mezz'ora e il terzo gol salverebbe l'Orceana. A questo punto la paura sugli spalti è palpabile, ma non succede più nulla. In seguito Negrello, Canziani e Guagnetti cercano la via del pareggio, senza troppa fortuna. Ultimo brivido per i rossoblù al 90esimo, col tiro di Duda bloccato in due tempi da Bertolani. Nel finale in contropiede ci prova un paio di volte anche il giovane Matallo, però Mazzetti fa buona guardia. Al triplice fischio il popolo rossoblù può festeggiare. Ora il Castiglione progetterà il suo futuro in eccellenza, sempre con mister Fabio Esposito in panchina, confermato dalla dirigenza. L'Orceana invece retrocede in promozione.